Scusate il ritardo, ma sono qui e sono ancora vivo. Non succede niente. Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in questo nuovo video di Calciomercato. E ora che gli europei per l'Italia sono terminati, possiamo concentrarci bene o male soltanto sulla discussione di quella che sarà la prossima Juventus che prenderà forma, quella di Thiago Motta, che ha già fissato anche delle amichevole estive. Io non vedo l'ora di vedere la prima amichevole estiva della Juventus, di sentire la conferenza stampa di Thiago Motta, di vedere le presentazioni dei nuovi acquisti, di capire quelli che saranno i giocatori che usciranno, quelli che rimarranno, i calendari della Serie A. Insomma, sono tutte quelle cose che in estate iniziano a farmi volare con la fantasia sull'onda dell'entusiasmo bianconero che sta disegnando questo calciomercato, e entusiasmo che passa anche dalle notizie di trattative che potrebbero saltare. Vi faccio un esempio: si parla di quotazioni al ribasso per quanto riguarda Di Lorenzo alla Juventus. So, vedo molti di voi tristi, vi starete strappando i capelli dalla testa per via di una chiacchierata tra il capitano del Napoli e Aurelio De Laurentiis, rapporti che mancavano da ormai qualche settimana. Il giocatore probabilmente si stava concentrando sull'europeo con l'Italia, un europeo disastroso non solo per l'Italia ma pure per lo stesso Di Lorenzo, e forse anche lato Juve ci sono state alcune perplessità di fronte alle prestazioni offerte dal numero 2 azzurro, e quindi si è scelto, o comunque si sta andando nella direzione della permanenza, di ricucire questo rapporto che tra Di Lorenzo e il Napoli si era un pochettino andato a dividere, si era un po' scucito, diciamo così. Quindi vediamo cosa succederà, però sembra che la Juventus possa diventare sempre meno un'opzione per Di Lorenzo, e io sarei contento di questa scelta. Vi dicevo, Di Lorenzo per me deve diventare un'occasione. Se è separato in casa col Napoli e dobbiamo prenderlo a prezzo di strasaldo, è un conto. Se dobbiamo andare a far noi il favore al Napoli a Di Lorenzo, me ne tengo bene alla larga. Speriamo che possa andare così, poi magari verrà Juventus e sarà il nuovo Zambrotta, cosa che dubito fortemente, però sembra essere questa la ricostruzione delle ultime ore. Così come Szczęsny ha parlato ai microfoni di una TV polacca e ha detto: io quando firmo un contratto, se lo firmo per 2 anni significa che so esattamente cosa voglio fare per i prossimi 2 anni, se lo firmo per 4 anni significa che so esattamente cosa vorrò fare per i prossimi 4 anni. Io ho un altro anno di contratto con la Juventus e quindi la mia intenzione è questa qua, di rimanere. Poi se la società dall'altra parte, una società che ti ha dato tanto, a cui hai dato tanto, ma che ti ha dato tanto, ha necessità di cambiare le carte in tavola, devi essere pronto e disposto ad aiutarla. Sono le ennesime dichiarazioni che vanno dalla parte della splendida persona che è Szczęsny, e noi sappiamo che in questo momento la Juventus ha chiuso Di Gregorio, e la volontà della Juventus dal punto di vista sportivo è tesserare Di Gregorio, cercare di alleggerire il monte ingaggi, cercare di alleggerire l'età media, e quindi Szczęsny per forza di cosa viene messo all'interno di questo calderone. Sappiamo che ha 2 offerte per il momento: una che viene dall'Arabia, è molto ricca, si parla di oltre 20 milioni di euro a stagione, l'altra invece viene dalla Serie A, e cioè il Monza. Giuntoli vorrebbe cercare di monetizzare il cartellino di Szczęsny, quindi probabilmente non c'è la volontà di fare una rescissione consensuale tra Juventus e Szczęsny, perché sennò semplicemente Szczęsny avrebbe già accettato l'offerta araba, sarebbe già andato a giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Perché? Perché la trattativa sembra essersi un pochettino raffreddata per le richieste economiche di circa 5 milioni che Giuntoli avrebbe avanzato all'Arabia Saudita, quindi sembra essere lì il problema. Il Monza sta sognando Szczęsny in prestito, vorrebbe ottenerlo in prestito con anche la possibilità di avere un aumento, anzi un aiuto lato ingaggio da parte della Juve, che però capite bene che se la Juve vorrebbe alleggerire il monte ingaggi non può aiutare il Monza, maggior ragione per un giocatore in scadenza nel 2025. Quindi o il Monza trova da solo un accordo con Szczęsny, o quella che sembra un'idea affascinante destinata a rimanere tale. Però da sottolineare le parole di Szczęsny, che fanno sempre secondo me piacere non solo ai dirigenti della Juve ma anche ai tifosi della serie: io vorrei rimanere qui, poi non voglio essere un problema, a seconda di quello che mi verrà chiesto da parte della Juve io mi muoverò di conseguenza. Magari fossero tutti così i calciatori, veramente merce rara Szczęsny, sia dal punto di vista comunicativo davanti alle telecamere e anche da queste piccole grandi cose. Secondo me resterà nel cuore di tanti tifosi della Juve, forse della stragrande maggioranza. Thuram fatto, o almeno questo è quello che si dice nelle ultime ore. Anche stanotte si era parlato di una Juventus che aveva praticamente concluso l'affare con Thuram. Sapevamo che questa doveva essere la settimana di Kefren Thuram, e ormai ci siamo,
vedremo quando ci sarà questo ipotetico annuncio, una Juve che secondo me lo va a pagare leggermente di più di quanto era almeno la mia idea, perché dovrebbe essere un accordo a 20 milioni più bonus, dovremmo sforare i 24 comprensivi di bonus. Io pensavo qualcosina di meno, lo sapete, ve ne avevo già parlato, però è ovvio che siamo ben distanti dalle cifre dell'anno scorso, intorno ai 40 milioni di cui si parlava. Si è un po' venuti incontro anche alla volontà del club francese, che voleva ricavarne 30 o 25 di parte fissa. Quella cifra 25 non la raggiungi nemmeno con i bonus, ti avvicini perlomeno. Quindi, per essere un colpo di un giocatore che ha tanti anni ancora di calcio avanti, un'ottima prospettiva, penso che possa essere considerato comunque un buon colpo. Ma leggeremo poi le cifre ufficiali quando ci sarà il comunicato, perché abbiamo visto anche con Douglas Luiz, con Barnechea e con Ealing che le valutazioni poi, da quelli che sono i rumor a quelli che sono i numeri ufficiali, cambiano. Quindi poi sono i comunicati, carta canta, è quello che fa veramente la differenza. Thuram che andrebbe a sostituire Rabiot, molto probabilmente, perché anche Rabiot ieri ha parlato al termine della partita vinta dalla Francia per 1-0 e ha detto: sì, io ho visto l'Italia, l'importante nel calcio non è giocare bene ma vincere, e loro giocano male, non vincono e perdono, qualcosa del genere, hanno detto una roba simile. Beh, molto bene, grazie Adrien, dimenticando il fatto che tutti questi anni tu li hai passati oggettivamente effettivamente all'interno dell'Italia. Beh, è stata proprio una bella stoccatina. Poi ha aggiunto che lui in questo momento non pensa al suo futuro, alla sua carriera, pensa soltanto a questo europeo, è totalmente concentrato sulla Francia. Allora, da parte mia, un grandissimo, speriamo che rimanga concentrato esclusivamente su altre cose extra Juve, perché poi è una certa, e io credo che non solo i dirigenti siano stanchi di questa roba, ma anche i tifosi. Io mi metto in cima alla lista dei tifosi stanchi da queste stoccatine, queste frecciatine da parte di Rabiot. Sono tante piccole cose che non mi piacciono proprio, quindi è giusto evidenziarle e sottolinearle. Lui è libero, è giusto anzi che lui pensi alla sua nazionale durante l'europeo, però vi dico anche che nel momento in cui la Juve sta cercando di allestire la squadra e vuole presentare il prima possibile, il più presto possibile, al prossimo allenatore la squadra come Dio comanda, forse si potrebbe anche capire se si vuole rimanere alla Juve oppure no, se si vogliono prendere altre offerte, se si sta ricercando un contratto più ricco, una squadra più ambiziosa, che cosa si vuol fare. Ma questi sono proprio i miei pensieri, quindi spero che Rabiot possa continuare a concentrarsi sulla Francia e che la Juve possa concentrarsi su Thuram come erede di Rabiot. E tra l'altro, non solo Douglas Luiz e Kefren Thuram per il centrocampo della Juventus, perché la Juve continua a fuoco lento a macinare, a macinare, a macinare alcune conversazioni con l'Atalanta per Kobmeiners. Poi diceva anche Romeo Agresti prima su Twitter: sì, è un nome, è un'operazione che la Juve vuole fare, però ora è ora di cedere, non si può sempre solo comprare, bisogna anche passare dalle cessioni. Quindi ci sono alcuni nomi sulla lista, io metto sempre quello di McKennie in cima, perché è una situazione che va risolta, quella di McKennie. Ormai si è creato un polverone, le società sanno che è così, c'è Mourinho che lo vuole, vedremo se McKennie alla fine accetterà una destinazione sicuramente meno di livello rispetto alla Premier League, rispetto alla Champions League, che poteva garantire la Aston Villa per andare a giocare nel campionato turco. Ovviamente anche qui ognuno è libero di fare le scelte che vuole in carriera, però poi viene da sé pensare che l'obiettivo numero uno non era tanto il campionato di livello, la competizione che tutti vogliono giocare, ma c'è il denaro che è sempre al primo posto. Anche qui è liberissimo, come Rabiot vuol pensare alla Francia, McKennie vuol pensare ai soldi, sono tutti liberi di fare quello che vogliono. Però devo dirvi la verità, questi giocatori fuori dalla Juve, se hanno questo tipo di ragionamento, di approccio, di priorità, vedendo quelli che sono stati i risultati negli ultimi anni, sono contento di vederli fuori. Perché io alla Juve vorrei soltanto giocatori determinati, volenterosi. Stiamo aprendo un nuovo ciclo. Stiamo aprendo un nuovo ciclo, non c'è più spazio per quelli che vogliono guadagnare gli ultimi soldini prima di andare in pensione. No, bisogna arrivare motivati per riportare la Juventus dove merita, o comunque dove le compete, o farle fare una stagione all'altezza della Juventus. Non significa per forza vincere, ma bisogna comunque lottare su ogni pallone, arrivare fino all'ultimo. Banalmente anche l'Italia, no, non doveva per forza di cose rivincere l'europeo, però anche farci vedere delle partite in cui sembra che ci faccia un favore scendere in campo è quello che ha dato più fastidio di tutto in assoluto al tifoso, al supporter, all'amante della nazionale italiana. Non tanto aver perso, si perde nello sport, ci mancherebbe altro, e si perderà sempre, ne vince sempre solo uno, però l'atteggiamento non deve mai mancare, è la cosa più importante, la cosa determinante. Quindi anche questi calciatori che lato mercato, quando la Juventus ha magari delle priorità perché vuole cercare di far arrivare Thiago Motta,
è meglio siccome allontanarli e toglierli il prima possibile dalla rosa della Juventus. Queste, ragazzi, erano alcune considerazioni. Fatemi sapere le vostre sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.